capitalismo finanziario con gli agenti delle superstrutture che svolgono la funzione preziosissima per esso di mediatori fra dominati e dominanti, ha dichiarato ormai da tempo guerra a tutti i limiti. La logica segreta immanente della teleologia capitalistica è quella della crescita illimitata. Sempre di più è la formula segreta del capitalismo. Tutto va bene a patto che ve ne sia sempre di più. La crescita illimitata è l'ubicon system della produzione capitalistica e della sua metafisica centrata sul trascendimento costante e ininterrotto di ogni limite. Da un certo punto di vista potremmo dire che sul piano metafisico il capitale si regge sulla norma della crescita illimitata e sul piano morale si fonda invece sulla convergente norma della violabilità di ogni inviolabile. Tutte le barriere etiche, morali e religiose debbono per il capitale essere superate. Ecco perché la sola emancipazione, la sola libertà che il capitale è in grado di promuovere e di realizzare pienamente è la nuova forma di modernizzazione liberal-libertaria consistente nell'abbattimento di ogni limite morale, etico, spirituale e religioso, di modo che la forma merce, cellula segreta della produzione capitalistica, possa estendersi e allargarsi illimitatamente, conquistando ogni angolo del reale e del simbolico, del pianeta e della coscienza. È esattamente in forza di questo principio, ossia della illimitata estensione della forma merce e del fanatismo dell'economia di mercato, che il capitalismo oggi, soprattutto nella sua strutturazione mondialista post-1989, ha dichiarato guerra a tutte le frontiere. Il capitalismo è intrinsecamente nemico oggi delle frontiere, giacché esso, come dicevo poc'anzi, aspira teleologicamente ad abbattere ogni limite, ogni frontiera, ogni norma, ogni ostacolo che ne limiti lo sviluppo. Ogni limite per il capitale è un ostacolo che deve essere abbattuto, così ci insegnava del resto Karl Marx nei Grundrisse. Effettivamente le frontiere degli stati sovrani nazionali, ossia quei luoghi che perimetravano lo spazio entro il quale il capitalismo si sviluppava nella sua fase classica imperialistica, sono oggi divenute esse stesse degli ostacoli per la logica di sviluppo del capitalismo. Detto altrimenti, se il capitalismo prima viveva di frontiere e nelle frontiere, viveva nel quadro dello Stato sovrano nazionale, oggi invece ha dichiarato guerra agli Stati sovrani nazionali e con essi alle frontiere. Il capitale si fa planetario, impone una nuova forma di imperialismo che non è più quella connessa agli Stati nazionali sovrani e alle frontiere. È il nuovo imperialismo, l'imperialismo 2.0 della mondializzazione desovranizzante. La quale mondializzazione desovranizzante, consistente nell'invasione, nella saturazione del pianeta intero mediante la forma merce, consiste esattamente in questo: nel trascendimento di ogni limite, nell'abbattimento di ogni sovranità nazionale e dunque, per ciò stesso, nella destrutturazione sistematica di tutti i confini e le frontiere. Il capitale, per potersi imporre nella sua forma illimitata, per potersi assolutizzare e dunque diventare absolutus, assoluto perché realizzato nella misura in cui non più limitato da ostacoli, frontiere e limiti, deve distruggere le frontiere nazionali, deve desovranizzarsi, deve imporsi nell'unica forma di un mercato globale deregolamentato e quindi nella forma di un anarcocapitalismo. È per questo che oggi il capitalismo non è più disciplinare, autoritario, come era nella sua variante Stato nazionale imperialista novecentesco. Tutto il contrario, oggi il capitale è deregolamentato, anarchico, permissivo. Tutto è possibile purché ve ne sia sempre di più, come dicevo prima. Per questo il capitale oggi porta avanti il discorso dell'abbattimento delle frontiere, non certo per produrre l'emancipazione reale degli uomini, bensì per produrre unicamente la propria emancipazione, il proprio emanciparsi da tutti i confini, limiti che lo contengano e lo ostacolino. Il sogno del capitalismo pienamente realizzato è quello della produzione in actu di un unico pianeta uniformato, di un unico spazio liscio, senza alto né basso, senza confini reali e simbolici, nel quale possa la forma merce scorrere illimitata, senza più trovare alcun impedimento. E le frontiere sovrane nazionali sono, da questo punto di vista, un impedimento per il capitale. Il sogno del capitalismo realizzato nel quadro post-1989 è quello dell'attuazione di un piano liscio senza frontiere sul quale possano scorrere le merci e le persone ridefinite come merci.
Ecco perché il grande piano del capitalismo transnazionale globalista è quello della libera circolazione illimitata delle merci e delle persone ridefinite come merci. Se fate caso nel discorso pubblico dominante, ciò che Foucault chiamava l'ordine del discorso, intreccio indistinguibile di potere e di ragione ideologica, continuamente si parla, senza posa, della libera circolazione, innalzata a principio sommo indiscutibile, pena l'essere ostracizzati come xenofobi, razzisti, sovranisti, stalinisti e fascisti, ossia con le usuali categorie demonizzanti proprie della neolingua liberista e del pensiero unico con la sua ortodossia prestabilita. Ecco, il capitale odia le frontiere perché vuole la libera circolazione degli esseri umani ridotti a merci. Il capitale finanziario transnazionale globalista si basa esattamente sulla circolazione illimitata di merci e persone. Le persone stesse debbono circolare senza limiti, come i migranti. Devono essere permanentemente in mobilità, di modo da poter adempiere le due funzioni irrinunciabili del capitale, che sono l'immigrazione di massa, ossia l'utilizzo di una forza lavoro illimitata, sempre più sfruttabile, perché ridotta a condizioni sempre più precarizzate, per un verso, e per un altro verso la delocalizzazione selvaggia, che è poi l'altra faccia della immigrazione di massa. Per delocalizzazione selvaggia che altro intendiamo se non la possibilità illimitata del capitale di spostarsi ove convenga soltanto ad esso, dove esso possa cioè produrre con costi più bassi della manodopera, per ciò stesso valorizzando illimitatamente il valore a detrimento della vita umana, della nuda vita e dei diritti fondamentali. Ecco spiegato dunque perché il capitale odia barriere e confini, nazioni e sovranità. Vuole vedere il piano liscio dello scorrimento delle merci senza limitazioni, ove viga illimitatamente solo la norma dell'accumulazione illimitata del capitale, della valorizzazione infinita del valore e del profitto illimitato a beneficio esclusivo dell'elite finanziaria apolide sradicata e a detrimento di tutto il resto dell'umanità, la massa precarizzata che subisce in silenzio, ciò che io chiamo anche gli sconfitti della mondializzazione.